In questa puntata, antifascismo, modifica dello statuto, termalismo, le politiche della regione Toscana, torna la festa della castagna e del marrone DOP, Boccaccesca, la 24esima edizione, immagina Florence Film Festival. Statuto, antifascismo, principio ispiratore fondante dell'ordinamento regionale, approvata all'unanimità la modifica allo Statuto della Toscana. Sì, soddisfazione perché a livello unanime tutto il Consiglio regionale ha votato una norma che non è soltanto un elemento identitario, è un principio di carattere culturale. Ovviamente 50 anni ci sono voluti per portare questo principio, e però la soddisfazione che in questo momento tutta l'Aula sia riconosciuta su un valore che denota le nostre origini, il Pegaso, e denota il fatto che dentro una cornice unitaria tutti i partiti poi possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri. Sì, abbiamo convintamente votato a favore di questa proposta, chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in aula nelle due occasioni, considerandola un'occasione perduta per Regione Toscana e per tutti i toscani, perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi superando, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello dell'antitotalitarismo, che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo. Questa credo che sia una notizia importante. La Toscana riconosce il valore fondante dell'antifascismo per quanto riguarda il proprio ordinamento. Sicuramente una notizia da sottolineare, perché è patrimonio culturale di tutti l'antifascismo. La Toscana è antifascista da sempre, dalla lotta della Resistenza. Oggi lo è ancora di più perché finalmente lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro statuto. Il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso alato, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti, libertà, giustizia, equità, e credo che insomma metterlo all'interno dello statuto sia un fatto simbolico e forte, un atto che dice qual è la parte giusta della storia da cui stare. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale, ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante, condivisa da tutta l'Aula del Consiglio regionale, che inserisce nel nostro statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà. Ma credo che su certi valori comunque sia indiscutibile e fondanti sia della nostra carta statutaria sia soprattutto della nostra Costituzione non ci si debba dividere, anzi credo che oggi questo tipo di dibattito, una volta archiviata la modifica dello statuto, debba sì da un lato denotare unità di intenti e come dire una condivisione di quelle che sono le regole democratiche che ormai fanno parte del nostro vivere civile, ma non dobbiamo però dimenticarci che molto spesso questi dibattiti si sono rivelati quasi snobbati da cittadini rispetto a quelle che sono delle emergenze reali. Il nostro voto è stato convintamente favorevole perché al netto di quelle che sono le grandi emergenze che i toscani stanno vivendo in questo momento non dobbiamo mai dimenticarci e rendere lettera viva i nostri valori. Questo deve essere fatto tramite le iniziative, ma anche tramite una messa nero su bianco all'interno dei nostri documenti. Unanimità in aula di Palazzo del Pegaso sulla legge della modifica della normativa regionale sul termalismo, illustrata dal primo firmatario Marco Niccolai. Sì.
sono anni che noi chiediamo alla Regione di dichiarare strategiche le terme, in particolar modo Terme di Montecatini S.P.A., soluzione che avrebbe consentito naturalmente di fare già prima di oggi interventi straordinari per risanare l'azienda e darle una prospettiva di sviluppo e un nuovo piano industriale. Invece la Regione si è limitata nel corso degli anni a nominare amministratori contabili che in qualche modo hanno guardato ai conti e a gestire l'enorme debito che grava sulla società, piuttosto che ripensare la collocazione delle terme nell'ambito, per esempio come Montecatini, di una città del benessere rivolta al futuro. Ma io sono soddisfatto che finalmente, a distanza di anni dalla mia proposta, si inizia a parlare di Terme della Toscana. Quello è l'obiettivo al quale da tempo lavoro. Credo che serva un unico sistema di promozione, servano risorse, serve il fatto che la politica delle terme della Toscana entri a far parte del piano regionale di sviluppo, una programmazione che possa attivare fondi comunitari, da una parte promuovere il prodotto termale della Toscana, ma nel contempo avviare un grande percorso di rigenerazione urbana delle città, soprattutto quelle che sulle terme hanno costruito gran parte del proprio sviluppo urbanistico, perché dentro quella rigenerazione urbana ci sta qualità, ci sta benessere, c'è un'opportunità di rilancio e di sviluppo. Non si può perdere, diciamo, il treno dei finanziamenti comunitari per avere città che possano fondamentalmente garantire un'offerta turistica e termale di altissimo livello e di grande qualità. Nel Consiglio regionale di oggi abbiamo approvato una proposta di legge che tratta il riconoscimento dei comuni termali dell'intera regione toscana. I comuni termali sono 23 in tutta la Toscana ed 8 appartengono, si trovano in provincia di Siena, quindi insomma la nostra provincia è molto interessata a questo provvedimento. Tratta essenzialmente di assimilare i comuni termali ai comuni che hanno comprensori sciistici, ovvero potergli dare dei sostegni anche e poter supportare i comuni termali parimente ai comuni dei comprensori sciistici. La proposta di legge di cui sono primo firmatario e che oggi è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, ringrazio i colleghi per aver condiviso il senso di questo provvedimento, vuole mettere in campo un'attenzione non solo sugli stabilimenti termali. Il termalismo in Toscana riguarda ben 23 comuni, molti dei quali, anche se tanti non lo sanno, sono nelle aree più periferiche, e all'interno di questi territori non c'è solo la questione degli stabilimenti termali, che ovviamente è fondamentale. C'è anche un indotto economico occupazionale che si è sviluppato nel tempo e c'è anche un tessuto urbano, perché le terme, dove sono state e dove sono fiorenti, hanno permeato profondamente i singoli centri. Quindi la nostra legge mette un punto all'interno dell'ordinamento regionale per noi e per chi verrà dopo di noi, affinché per questi 23 comuni vengano messe in campo azioni che riguardano il sistema termale nel suo complesso. No, la proposta di legge che è stata fatta sulle città termali è benvenuta, tutto quello che riguarda il termalismo è benvenuto. Io mi sono lamentata perché dal 2004 nel 2022 si fa qualcosa per il termalismo, c'è una proposta di legge che serve poi a fare un elenco dei comuni termali, perché non esisteva nemmeno quello. Detto questo, oltre agli stabilimenti con la rigenerazione urbana si terrà conto dei problemi dei vari settori, alberghiero, commerciale, eccetera. Però mi sembrano tante parole e pochi fatti. Sai, PDL si dice che si farà questo, si farà quello, però in che modo si farà ancora non si sa. Forse un po' come nelle aree interne con i contributi europei, però quando non si sa. Ora, io vengo da Montecatini, ovviamente mi preme il termalismo di quella città che è entrata anche a far parte dell'UNESCO e rischia che gli stabilimenti vadano in liquidazione, perché l'11 di ottobre ci sarà un giudizio proprio su questo fatto. Compie 52 anni la festa della castagna e del marrone DOP di Caprese Michelangelo ad Arezzo, appuntamento che celebra il frutto tipico della tradizione autunnale della Val Tiberina e che si svolgerà nei due fine settimana del 15-16 e del 22-23 ottobre.
Vi aspettiamo alla 52esima festa della castagna e del marrone d'oppa a Caprese Michelangelo, provincia di Arezzo. Siamo alla 52esima edizione, è una festa che richiama tutta la partecipazione di tutta la popolazione di Caprese Michelangelo, perché a Caprese c'è una tradizione castanicola molto forte. Ogni famiglia ha almeno un appezzamento di terreno coltivato a castagna. I castagneti vengono in questo caso veramente molto coltivati, perché vengono potati, puliti. È un lavoro molto molto faticoso, perché è il bosco, però nel periodo autunnale viene considerato come un giardino, quindi se andrete a visitarlo sono dei veri e propri giardini. Siamo onorati di avere anche il marchio DOP, perché il marrone di Caprese è stato riconosciuto già da diversi anni come DOP. E questo ci fa, diciamo, la differenza rispetto ad altre zone dove la castagna viene considerata un semplice frutto, che però è molto generico, per cui il marrone ha una proprietà organolettica particolare, la castagna in genere si passa da un prodotto, diciamo, base a un prodotto medio, medio-alto, senza distinzioni. In questo caso noi abbiamo distinto. Colori, odori, sapori, un viaggio sensoriale del vivere nel cuore di uno dei borghi più belli della Toscana. Torna a Certaldo Boccaccesca la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane, giunta quest'anno alla 24esima edizione. Beh, Boccaccesca è un contenitore molto importante per Certaldo. Sono 24 anni che curiamo con grande soddisfazione questa manifestazione. Tornano quindi gli chef in piazza, torna il coinvolgimento dei bambini all'interno delle nostre attività, che appunto hanno la possibilità di fare anche dei laboratori di cucina. Torna anche un'altra iniziativa importante, che è quella della piazzetta dei gemellati, e quindi il coinvolgimento, quest'unione del gemellato dell'amministrazione comunale di Certaldo con tanti altri comuni in Italia e in Europa, che appunto arrivano a Boccaccesca a presentare i loro prodotti tipici enogastronomici. E quindi è un contenitore vasto, pieno, molto importante, che punta sulla qualità del prodotto enogastronomico, sul buon cibo e sul buon vivere, dando anche questo grande messaggio educativo, che si può mangiare e bere in un certo modo con qualità, curando anche la propria salute. Certaldo è sicuramente uno dei borghi più belli della Toscana, ma è anche uno di quei borghi che è riconosciuto da tutti, e noi in Consiglio regionale sono tante le iniziative che abbiamo presentato per la sua qualità, la capacità di saper produrre iniziative culturali di qualità. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di bellezza. La Toscana è anche una terra in grado di saper portare nel mondo le sue eccellenze enogastronomiche, e questa iniziativa, ormai alla 24esima edizione, riesce a rappresentare al meglio quello che siamo e quello che vogliamo essere. Tiene insieme artigianato, tiene insieme prodotti del territorio, e li riesce a rappresentare sotto forma di spettacolo, qualcosa di unico, qualcosa di bello e di significativo. E io sono felice davvero, insieme al collega Enrico Sostegni e al sindaco Giacomo Cucini, di poter presentare questa nuova edizione qui in Consiglio regionale. Sono i giovani i grandi protagonisti di Immagina Florence Film Festival, rassegna dedicata al cinema indipendente internazionale, che si svolgerà a Firenze nella sede della Scuola di Cinema Immagina dal 15 al 22 ottobre. Ecco, questa è la prima edizione, abbiamo avuto tantissime adesioni, perché vengono cortometraggi, film da tutto il mondo, perché sono regista e da giovane io cercavo sempre una vetrina per farmi vedere, e così è successo, pensando ora a questi nuovi ragazzi che devono cercare di farsi vedere, e questa è l'idea. Sono tutti i generi, sono commedie, film drammatici, di qualsiasi, cortometraggi, documentari, e tutti parlano dei temi molto molto importanti, perché ognuno parla della propria nazione. La qualità è molto buona, sinceramente, è interessante, perché poi considera che sono film che non hanno assolutamente la possibilità di essere diffusi nel circuito convenzionale, no? E quindi è un cinema più sommerso, è un cinema però non di serie B, è un cinema molto vitale, è un cinema che cerca di sperimentare nuove forme espressive.
produzioni che arrivano da tutte le parti del mondo saranno davvero, daranno ancora più lustro a un'iniziativa bella che Giuseppe Ferlito ha voluto mettere in campo nella città di Firenze. Insomma, sono felice oggi di essere qui insieme alla Presidente Giachi per questa conferenza stampa e dire che questo luogo è un luogo aperto a chi investe sul futuro, a chi dà nuovi strumenti ai ragazzi e ragazze più giovani e chi li fa sentire protagonisti.